In compagnia di Angelo Bandinelli, che conoscete tutti, che anche su Libre TV già altre volte si è lasciato intervistare, lo ringraziamo per questo. Qui al Comitato Nazionale di Radicali Italiani, ovviamente con lui parliamo, che è anche, diciamo, uno dei non molti attivo anche sul, diciamo, orizzonti mediatici. Ogni tanto lo leggiamo nelle main list, anche su Facebook alcune volte. Ed è, insomma, anche lui interviene con vena abbastanza, con una verve, a volte anche polemica, e gli chiediamo un pochino qualche parere su questo scenario su cui si svolgono ormai da un po' di tempo tutti gli appuntamenti radicali, una polemica un po' interna che è un po', diciamo, sì, interna, che è un po' il leitmotiv. Ma io sono preoccupato di questa situazione, di questo scenario che dici tu. Sono preoccupato perché avverto che c'è una incrinatura, diciamo così, di linguaggio tra le componenti di questo partito sul tema di fondo del rapporto che i radicali devono avere con la grande tematica istituzionale del paese. Io sono tra quelli, non so se maggioranza o minoranza, che ritengono che il tema della giustizia sia non solo prioritario perché è grande, perché è grosso, ma perché è l'unico elemento unificante delle tante cose meritevoli che sento vengono sviluppate, come si dice, a livello locale. È un termine che io non amo. Io ho sempre pensato che il radicale è lo stesso, sia se è a Roma, sia a Sgurgola o a Caltanissetta, dove sia. Cioè la militanza radicale è una militanza di intelligenza delle cose, condivisa con altri, evidentemente, ma che si può esplicare sia a Roma che, ripeto, a Sgurgola. E invece qui avviene questo fatto che mi sconcerta, diciamo, per cui le iniziative locali vengono ritenute come quelle buone, pure, mentre a Roma, beh, c'è una dirigenza che non tiene contatti, che non condivide, che non fa partecipare appunto queste associazioni, e allora queste, diciamo così, si rivoltano. È proprio una concezione che non mi appartiene e che ritengo pericolosa, nel senso che impedisce l'autentica circolazione delle idee, che è quella che avviene tra pari grado, nel senso che quello che fa la segretaria di Radicali Italiani o l'ultimo, tra virgolette, militante di Sgurgola hanno la stessa capacità, diritti, qualità e motivazioni, no? Nel loro portare avanti il grande, diciamo, questo tema radicale, questa avvertenza della alterità, non in termini moralistici, dell'essere radicale rispetto alle istituzioni, nella logica che per me è facile ricostruire, essendo io una certa età, quando mi faccio riferimento ad Ernesto Rossi, e capisco che il giovane non ha quel punto di riferimento e quindi non trova. Punto di, appunto, non ha una guida, chiamiamola così, quella che io ho avuto la fortuna di avere. Questa è la situazione in cui ci troviamo e che oggi si rispecchia nel dibattito di questo comitato e non so come andrà a finire. Allora, Angelo, io adesso faccio un pochino il ruolo in modo sicuramente indegno di Massimo Bordin quando dice che fa l'avvocato del diavolo. Nemmeno Ah, questo, bravo ok, Bordin. è grandissimo, sì. E allora, tu ti ho letto appunto in tono, ovviamente come in linea con quello che ha detto, polemico, con un accordo, diciamo, operativo tra l'associazione locale di Roma e quella di Milano. Si era parlata di un asse, e tu hai un asse. Si era parlato l'asse, e tu hai fatto giustamente un intervento, adesso mi ricordo dove hai scritto, però l'ho letto, con un ricorso, che tu sei molto bravo su questo, storico all'asse, che, insomma, ricordava degli scenari bellici, insomma, poco gloriosi. Però a questo punto, io, appunto, facendo il volo del diavolo, ti chiedo: allo scorso congresso di Radicali Italiani fu fatta durante il congresso, vabbè, durante la pausa, una conferenza stampa, alla quale mi sembra che ci fossi anche tu. Sì. Bene, quella conferenza stampa
fu indetta e fu animata, la presenza fu di una, da parte di una sedicente squadra, che si era autodefinita squadra. Allora, la squadra in politica ci fa venire in mente lo squadrismo, quindi una sorta di divisione, e anche lì le memorie non sono molto positive. Che ne pensi? Ma penso che l'immagine dell'asse era mia, io non la ricordo. Vabbè, è una cattiveria, giustamente. Quella della squadra non era mia, però quella lì della squadra. No, la squadra, si erano autodefiniti squadra perché c'era il precedente della lettera famosa intestata a PRT, con cui qualcuno poi un po' maliziosamente disse: il PRT è diventato una corrente interna di radicali italiani. Un po', diciamo, la sintesi fu quella. E però si erano definiti squadra nella direzione notturna, se non sbaglio. Appunto, allora siamo tra lotte tra fascismi e nazismi che avvengono, ma direi che hanno un senso in parte anche fisiologico, nel senso che ci sono scontri che si estremizzano, no? E allora si un po' si ironizza, se vuoi, insomma. Io non ho mai pensato seriamente a un fatto che l'asse Roma-Milano fosse un asse che ricordasse quello che io avevo conosciuto. Della squadra, vabbè, quella lo dici tu, che squadra, squadrismo, ma ci sono ironie, anche cattiverie, un po' di ferocia, ma al di là di questo poi ci sono le sostanze, che sono sostanze appunto che non hanno niente a che vedere con il nazismo eccetera, ma sono sostanze di divergenze, e queste sono reali, non hanno nessuna qualifica negativa se non quella di essere divergenze che mostrano, a mio avviso, questo invece è una rottura, se vuoi, proprio dell'asse storico, che in parte è intenzionale. Stai alludendo all'assetto fiduciario, forse? Ecco, c'è il problema dell'assetto fiduciario. Io diciamo così, ho visto il partito delle origini, chiamiamolo così, dove il fatto fiduciario era il fondamento. No? Beh, direi che era un fatto di fondamento. Io ricordo un piccolo episodio, ma per me fondamentale, che noi facevamo con l'agenzia radicale. Non c'è mai stato una riunione di redazione. Eravamo un gruppo di persone che si sono trovate a fare questa prima esperienza editoriale senza, cioè, facciamo la redazione, il direttore, le sedute di redazione, no, niente, tutto questo. Ci mettiamo a un tavolino e cominciamo a fare questa agenzia. Beh, lì avvenne una cosa strana e per me strepitosa, parlo di 61-62, non ricordo. Aloisio Rendi, che era quello che conosceva il tedesco e metà delle lingue del nord Europa, lesse su un giornale svedese che l'associazione omosessuale di un paesino della Svezia del nord, puoi immaginare, cioè, aveva fatto non so che cosa, e scrisse questa notizia e la pubblicammo sull'agenzia. Ora, allora, neppure tra di noi si era mai parlato di omosessualità, del significato, eccetera. Ma fu naturale che Aloisio Rendi, in quel caso, desse questa notizia, che era forse la prima volta che appariva in tutta Italia una notizia del genere. Perché avvenne questo? Perché noi avevamo una sorta di omogeneità culturale che ci portava a quell'epoca, senza dover avere intese, a andare verso obiettivi, perché era normale che ci fosse questa notizia, anche se non è. Oggi, ripeto, quello che manca è la condivisione di questo tipo di fiducia, che è fatta di nutrimenti comuni, no? Quando c'è un nutrimento comune condiviso, allora c'è la fiducia. Quando non c'è il nutrimento comune condiviso, e poi allora si viene fuori i regolamenti e viene fuori, diciamo così, le interpretazioni diciamo così pignolesche dello statuto, che poi in realtà non si conosce, e in questa maniera si deforma, perché lo statuto, l'ossatura radicale, è un'ossatura che era scritta, diciamo così, in caratteri geroglifici, cioè si scriveva alcune cose ma dietro c'era tutto un tessuto mentale. Oggi si guarda il geroglifico, lo si vuole interpretare e si perde il senso profondo e storico di questa vicenda. Perfetto.
perfetto Angelo, io ti ringrazio, volevo soltanto chiudere con un ultimo tuo commento. Grazie Angelo. Ho letto le ultime dichiarazioni del pontefice, di Papa Francesco, che è andato in un'associazione, adesso non mi ricordo bene, qualcosa, un'associazione ovviamente cattolica, in cui ha ribadito che aborto e infanticidio, li accomunati, sono dei crimini tremendi, eccetera. Quando poi in qualche modo Marco ci dice sempre che un pochino questa ossessione che ci stava da parte delle gerarchie cattoliche per contro gli aborti, i divorzi, un po' era ridotta. Allora, però ha accomunato, almeno il virgolettato su Repubblica, se non sbaglio, era infanticidio ed aborto. Come commenti questa sua dichiarazione? Cosa vuoi che dica il Papa? Non può che fare il Papa. E quindi quando gli chiedono sull'aborto e infanticidio, ma qui c'è tutta una, se vuoi, una, se mi consente, una grande, anche se drammatica, storia della concezione della persona, e qui non c'è niente da fare. C'è la concezione laica che dice la persona è colui che è autoresponsabile e quindi è il nato o il formato, e quello che dice la persona al momento in cui i due, lo spermatozoo e l'uovo si incontrano, c'è una persona e non c'è niente da fare. Come si superano queste cose? Si superano attraverso il logorio della storia e la crescita nella storia, come tante altre concezioni. Non a caso poi oggi viene, per esempio, che ho visto che non so quale prete, credo argentino o sudamericano, è andato dal Papa e gli ha chiesto la riabilitazione di Giordano Bruno. Cioè, ecco, no? Allora Giordano Bruno, che era la peste nera del mondo cattolico nel Cinquecento, perché diceva l'infinità dei mondi, e oggi ci è avuto qualche tempo, a parte Galileo, che, ma Giordano Bruno era ancora più drammatico, insomma, l'infinità dei mondi, eccetera, e il Papa ne parla. Ci siamo riusciti, forse riusciremo, non so se tra cinque secoli, io mi auguro tra vent'anni, diciamo, ecco, tanto perché, che appunto arriviamo a una concezione, quella che Marco chiama la procreazione responsabile, e lì nasce. Quando si arriverà, il mondo cattolico non so se ci arriverà, ma vabbè, a concepire che la procreazione è quella, è la persona, proprio, ecco qui mi viene un concetto che non avevo fino a un minuto fa, grazie che me l'hai fatto, che la persona nasce al momento della procreazione responsabile. Con la procreazione responsabile tu metti in vita una persona, con quel termine giuridico, antropologico che significa questa parola, altrimenti hai l'unione dei gameti, eccetera, eccetera. Allora, il mondo cattolico non può che seguire la sua storia, è il mondo laico che deve intensificare la sua intelligenza delle cose in un mondo globalizzato. Il mondo cattolico e il mondo cristiano sono minoranze. Non so più come un tempo che era il centro del mondo culturale, e quindi in questo grande panorama o palcoscenico globalizzato occorrerà trovare i grandi nuovi diritti dell'uomo globalizzato che abbiano al centro, io mi auguro, la persona come soggetto del diritto anche storicamente affermato, del diritto positivo, chiamiamolo così. Grazie ad Angelo Bandinelli su Liberi TV, grazie ancora.